Bombo e basta. Allora, io ho scoperto una cosa su questo bombo clat che mi sta tormentando. Ma ti guarda, ora ci arriviamo. Anzi, è vero, facciamo una cosa, facciamo una cosa. Tu preferisci in questo momento, penso di saperlo, ma in questo momento tu preferisci Mattiquara o malattia? Al momento malattia, perché mi sto trovando bene con Va questo nuovo soprannome, quindi lo cambierò anche qua su bene. Twitch. Ok, va bene. Madonna, un attimo. Anch'io l'ho cambiato, da SK Streaming, quando ero un grande streamer su questa piattaforma al tempo del Covid, da Jospe per i miei trascorsi sul canale Twitch, non ancora finiti, della Superior Italian Wrestling, va bene. Stavamo guardando roba di Eurovision, e a proposito di Eurovision, ho visto che anche con il crescente apporto che sta avendo la fanbase italiana a questo concorso meraviglioso, io penso che potremmo farvi in qualche altra stream come questa, perché sì, questa è una stream tappabuchi, perché sì, non abbiamo ospiti e sì, non è ancora WrestleMania Week, quindi sto lagando? Sì? Beh, se è una roba pesante, ditemi, in caso vedrò di mettermi. Ok, per adesso io vado avanti. Vabbè, nel dubbio potremmo fare roba anche stile Eurovision, che è bellina. Però oggi non abbiamo roba di Eurovision, non abbiamo la nostra top, non abbiamo il nostro commento sulle entry, non abbiamo la prediction, abbiamo tutt'altro. Una tier Abbiamo list una tier list seria. non a tema wrestling, perché la tier list o Lobufufu, ma credo tier list a tema wrestling, la faremo o settimana prossima o quella dopo. Comunque entro WrestleMania la facciamo 100%. Però questa settimana e ancora mancano 3 settimane a WrestleMania, quindi dobbiamo un attimo prendere del tempo. E come farlo? Oggi siamo in tre, ma soprattutto siamo io e Malattia Quarantelli. Perché dico soprattutto? Perché io e il sottoscritto è incredibile. Non Bello, penso di io e il averlo mai detto. sottoscritto non è male. È impazzesco. Io sono al sopracitato Mattiquara, che vedete si è anche risabbato, meglio di così si muore. Abbiamo visto tutti i film dello studio Ghibli, la maggior parte insieme, il resto separati. E poi ha deciso di fare una tier list quando c'era l'occasione. Quando non è che l'abbiamo detto 3 giorni fa, quando è arrivata l'occasione, oggi subito praticamente, perché effettivamente non c'è content, non rompeteci i coglioni. Allora, Tino, intanto buonasera. Ti ha mandato a fanculo Mattiquara e il sottoscritto, però Sì. possiamo Sì, sì, apprezzarlo sì, sì. come lavoro. Va bene. Allora, non so se ha schermo la tier, è che deve streamare su Discord Matteo Feliziani, che insomma, che oggi adempierà come sempre ai suoi doveri di regia, di regista, ma di base la faremo io e Mattia la tier list, anche perché Matteo non è propriamente al 100% preparato. Ha detto Satoshi Kon maggiore maggiore. Allora, può darsi, io sinceramente di Satoshi Kon non ho ancora visto nulla perché mi volevo recuperare tutto. Ha Va messo apposta, bene. bello. Va bene, ci Finisci, sta. finisci. No, non ho ancora visto quasi nulla di Satoshi Kon, devo ancora recuperare tutto, Paprika e Godfather, non mi ricordo il cazzo di nome, però Occhio comunque, Godfathers. Ok, Godfather's, bravissimo. Ti saprò Sì. dire. Oh, Comunque. Dino Sire Sabba, 18 mesi, e ovviamente per la terza volta di fila non c'è Andrea Pirisi in stream e parte Live Train. Succede sempre quando non c'è quel pecoraro incredibile. Il Amici, pecoraro di merda. 4 4 minuti e 35, con Merda. abbonamenti e bit avete l'opportunità di ottenere delle emote esclusive per voi, facendo salire di livello e contribuendo a far salire di livello l'Hype Train. Ricordo, bit in qualsiasi quantità o abbonamento con Prime è gratuito, senza costi aggiuntivi a questo canale. Se no, c'è il livello 1, 2, 3 che potete farlo anche per più mesi. Tolto il Prime, perché sì, si può fare l'abbonamento trimestrale e anche semestrale, credo, su Twitch. Detto questo, 4 minuti ce l'avete da adesso. Se volete fare così, 18 mesi, Dino, un bacione e Un un bacione ringraziamento grande. grande, grande.
Mi apro la stream di Discord. Ricordiamo che se scrivete già in chat avete la possibilità di essere mandati a fare in culo dal sottoscritto, quindi hai ragione. Se volete. Sì, da me, da Andrea e soprattutto da Macconi, che però gli ultimi due non sono in stream stasera perché hanno altro da fare. O meglio, Pirisi non lo sappiamo. Macconi credo. Macconi è scomparso da un mese. Però fidatevi. Sta ancora giocando a. Che cosa sta giocando ultimamente? A Elden Ring. No, non me lo ricordo più. Che cazzo. Non lo so. No, ma avevo visto che stava giocando anche un altro giochetto. Vabbè, non ci riguarda. Iniziamo la tier. Allora, abbiamo un ordine, penso. Altrimenti sembrerebbero tutti in ordine cronologico. Dici? Allora andiamo in ordine cronologico. Sì. Allora, le nostre categorie ci sono tutte. Partiamo da. Vogliamo cambiarle un pochino il nome delle categorie, giusto per. Se vuoi, sì. Dai. Intanto qui ci siamo. Allora, io in aborto posso dire. A bordo ci metterei Shinkai. Makoto Shinkai, lo sapevo, 100%. Era giustamente, non potevamo non mettere il maestro. Ma non vale neanche come predict da parte mia, perché non è, cioè, era troppo facile. Pertanto, certo. Shinkai messo, ok? Poi, dai, hai altre proposte, perché io avevo in mente solo questa. Ma guarda, immaginavo, se devo essere sincero, e... Sto pensando, al posto di Magnifico, giusto per il meme, almeno cambiamo solo, anche se senza cambiare le altre, possiamo mettere Instant Classic, no? Uno che, sì. Anche perché ci sono film che sono usciti, sono in, vuoi mettere Arte Caps Lock, non l'anime. Arte, sì, arte pura. Arte. Arte, grazie. Lenarte incredibile, sì, arte, sì, lì. Lenarte incredibile. Lenarte pazzesca, maremma puttana. Arte, ricordo che il sottoscritto ha recensito su Threads. È vero, è canonico. It's canonico. È lì, oh, la recensione di arte è lì, dura 30 secondi a leggere, però è comunque una recensione. Va bene, basta, facciamo così. E propongo l'ultima, il posto di me ci mettiamo, potrebbe far schifo anche a Mangaka 96, perché... Interessante. Ma allora Mangaka 96. Ah, ok, va bene. Va bene, ci sta. Cisti? Com'è che si dice? No, 96, che brutto. 96, che brutto, è l'unica cosa giusta di quel nome. Anche tutto il resto era scomposto. No, nel senso, era da una parte, il 6 dall'altra. Allora ci siamo. Nausicaa nella Valle del Vento. Nausicaa nella Valle del Vento, vai, inizia te. Che devo dire di Nausicaa nella Valle del Vento? È un vibe. È un vibe che di altri tempi. Che però riesce a trasportarti nel mondo in cui vuole trasportarti al 100%. Non è che dici sì, ok, vedo l'atmosfera. Io mi sono visto, non è paragonabile come cosa. È un film molto peggio, però comunque mi sono visto qualche giorno fa Frozen 2. Voi direte perché ti sei visto Frozen 2? Perché mi sono rifatto Disney Plus e mi sto recuperando i film recenti, grossi, che non ho visto. Se poi mi piacciono o meno, un altro discorso. Frozen 2 è mega mid. Però non mi ha fatto schifo. C'è di peggio. C'è Toy Story 4. Però quello che vi posso dire... Toy Story 5. Sì, è vero. Quello che vi posso dire è che comunque Frozen ci prova, no? A dirti, guarda, che bella, la Danimarca, i fiordi, i poteri, il ghiaccio, la neve, che freddo, capito? Qua invece, però, alla fine della fiera, tu non stai lì a vedere il film per quello. Tu stai a vedere il film perché è principesse, il pupazzo di neve di merda e festa finita. Qua non è così. Qua non è che c'è un elemento, due elementi al massimo che ti dicono ah sì, cazzo è vero, quello è Nausicaa, no? Nausicaa nella Valle del Vento è un viaggio tutto tondo. E tu ti ricordi tante di quello, tante cose di quello che vedi già dalla prima volta in cui vedi Nausicaa nella Valle del Vento. Io è tanto tempo che non lo rivedo come film, è tanto. Quindi non ho un ricordo, cioè ho un ricordo molto più vivido Mattia. Però comunque vi posso assicurare che è un grande, grande film e che ha superato con 10 lode la prova del tempo. Questo certo. Esatto.
Allora, di Nausicaa c'è ben poco da dire. È il primo film effettivo di Miyazaki come regista. Cioè, o meglio, il primo che è poi stato trasportato sotto l'ala protettrice del Ghibli, perché Nausicaa non è un film del Ghibli, però è il primo di Miyazaki insieme come produttore con Isao Takahata. È semplicemente fantastico. Ah, è basato sul manga che ha poi fatto Miyazaki, ha concluso, e manga anche quello bellissimo, anzi se avete la possibilità recuperatevelo. E niente, cosa c'è da dire? Secondo me abbiamo già la prima arte, perché ha superato ampiamente il test del tempo, come si suol dire, Sì. La prova del la tempo è prova riuscito a del tempo. rimanere, l'ho detto prima, è riuscito a Estremamente rimanere attuale, esatto, bravo. con delle tematiche estremamente attuali, ma come tutti i film di Miyazaki, che altro c'è da dire? Buttatelo in arte, via. Questa finita, sono d'accordo. C'è tanti che dicono sì, però un po' lento, ragazzi. È letteralmente il pace, termine tecnico, ma non rompetemi il cazzo, del film. Loro vanno a quel ritmo dall'inizio alla fine. Cioè, non è che dovete aspettarvi un bordello di roba, boom boom boom, un film d'azione, Esatto. Genocyber, Se siete buon. abituati con lo Spider-Man nuovo, che è tutto alla velocità di TikTok, quindi vi rompete il cazzo dopo 30 secondi, zio Soglia cane. dell'attenzione meno uno. Veramente. Allora, Madonna. intanto non so, si sta sentendo il ritorno da Matteo del nostro audio della stream. Stai ascoltando? Per caso? Oppure no? Ok, adesso in questo momento no, è perfetto. E direi che volevo dire un'altra roba. No, non è vero, l'ho già detta, sono scemo. Ok, castello nel cielo. Il castello nel cielo, la puta. No, La non puta. di. Si chiama Non è così, la albanese. puta, il castello nel cielo. È vero, perché la puta, la troia in spagnolo è un pochino. Sono veramente un malpensante. La Partite. Ah, troia, il castello nel cielo. fa un po' ridere, però, se ci pensi. Se era ambientato a Troia era meglio, però non è così il castello No, nel cielo. non è così. Allora, il castello nel cielo. Sinceramente, io preferisco. Ok. Sinceramente preferisco altri film di Miyazaki, nel senso, non è un brutto film, si lascia guardare, ha dei ritmi un pochino particolari perché nella prima parte è molto veloce, molto frenetico, poi rallenta, rallenta, rallenta sempre di più fino ad arrivare al finale dove c'è un attimo di dove si riparte, ma è tutto molto, il finale è molto veloce, nel senso, poteva prendersi un pochino più il suo tempo per arrivare dritto al punto, nel senso, per chi non l'avesse mai visto, ovviamente magari faremo degli spoiler. Nel finale ci sono loro che sono nel cielo con il cattivo che vuole impossessarsi. Adesso non mi ricordo di preciso della pietra preziosa. Scusate il Anche io mi poco. dispiace. Scusate la poca precisione con i termini, comunque. E finisce un po' cioè tra luce e vino. Finisce che. I protagonisti riescono a scappare da questa laputa, da questo castello nel cielo, lasciando il cattivone a morire in questo castello nel cielo, però è stato fatto in un modo molto molto rapido e sbrigativo. Vabbè, si lascia guardare lo stesso, non è un brutto film, secondo me io lo metterei in buono. Ci sono Sì, film sì. del Ghibli, anche non di Miyazaki, molto più belli di questi. Di Assolutamente. questo. E anche più brutti. E dopo lo Anche vediamo. più brutti, sì. Madonna. Che bell'ultimo ricordo delle nostre serate. Sì. Allora, Totoro, ragazzi. Totoro. Totoro. Tanto tempo io che non lo rivedo, come Nausicaa. Però me lo ricordo anche di più, ma perché, come ho detto prima, qua c'hai il personaggio che cioè te lo vedi e dici cazzo, questo sì che è Studio Ghibli. E difatti, se ora parte la schermata dello Studio Ghibli a inizio film, c'è Totoro con la foglia in testa. Yep. Pertanto, Totoro è stato un po' un instant classic, no?
È un film niente di impegnativo, perché non è un senza film pretese, impegnato. È un film per ragazzi, proprio per bambini, un film che fa sperimentare ai ragazzi delle nuove emozioni, la paura di perdere le persone, l'amore, gli fa sperimentare l'amicizia con degli animali anche, perché Totoro alla fine è un animale, il protettore del bosco, se non erro, e comunque fa capire a questi ragazzi emozioni basilari, ma in un modo chiarissimo. È veramente bello come film. Guardarlo poi da un occhio adulto non è male, nel senso, sì, capire tutti anche dei riferimenti che magari alcuni bambini non capiscono, ma che ci arrivano col tempo. Guardarlo da adulto ha un altro fashion, diciamo. Assolutamente, ed è un film, come ho detto, da instant classic, che ha portato il Ghibli, secondo me, già a un innesto ulteriore di popolarità, perché Totoro, ragazzi, character design picca, cioè c'è poco da fare. L'hai detto te, è senza pretese, è un film per famiglie, fatto bene, fatto di Cristo per quando è uscito. Per me non è non è un capolavoro, ma è un grandissimo film, quindi va in ottimo. Anche secondo me, ottimo, sì, sì. Ottimo, se lo merita. Ottimo pieno, ottimo pieno più più. Pieno più più, per il film che è proprio ottimo, esatto. Io stavo un attimo osservando, mi sono un attimo ripreso anche la mia Anelist. Tra l'altro su Anelist devo mettere un nuovo anime che ho finito, che non è nuovo perché è di 6 anni fa, però era su Prime Video, durava 11 episodi e l'ho visto, e vaffanculo, ok? Che è Wotakoi, che è carino. Okay. Niente di spettacolare, però per quanto dura è bellino, sinceramente, scorre bene. Torniamo a noi, questo che cos'è? La tomba per le lucciole. Ma vaffanculo, è difficile, ragazzi. La tomba per le lucciole, io non ho mai avuto la forza di vederlo tutto. E allora, ditemi quello che volete, pavido, stronzo, non lo so, fifone, che cazzo, io non voglio vederlo, perché mi uccide una tomba per le lucciole, mi distrugge l'animo. Mi sono bastate ampiamente le scene, che comunque sono tante quelle che ho visto in una tomba per le lucciole. Penso di aver visto a soli spezzoni mezzo film, se non di più. Però, raga, è di una crudezza questo film, non a livello grafico, a livello emotivo. Emotivo. A livello emotivo, una tomba per le lucciole è come prendere una badilata sulla nuca quando meno te lo aspetti, e non contento il film te ne rende almeno 2 o 3 mentre sei a terra agonizzante, capito, pezzo di merda, te devi soffrire. Sì, pezzo di merda, te devi soffrire, e l'hanno fatto in un contesto delicatissimo come la seconda guerra mondiale e il bombardamento di Hiroshima e Nagasaki, quindi è evidente che devi trattarlo con i guanti. E loro non è che l'hanno trattato con i guanti, l'hanno trattato con i guanti chiodati, perché ogni tanto sì, il tocco con il velluto c'era, però intanto un po' di dolore te lo dobbiamo dare, perché non è che possiamo addolcirti la pillola, sono morti tante persone. No, di dolce c'è ben poco in questo film, forse le caramelle che si mangia, oddio, com'è che si chiama la protagonista? Setsuko. Sì, Setsuko. Le caramelle che si mangiava Setsuko, secondo me è l'unica cosa dolce che c'è davvero nel film. Allora, per dare un po' di contesto, per chi non l'avesse visto, questo è il primo film del Ghibli con regia di Isao Takahata, che racconta la storia di questi due ragazzi che vivono durante il periodo, come ha detto Giacomo, del 45, del bombardamento di Hiroshima e Nagasaki. E per fare dei piccolissimi spoiler del film, all'inizio del film loro perdono la mamma, sono appunto abbandonati loro stessi, questo ragazzo di quasi 16 anni e la sua sorellina piccolina di 5 o 6, credo circa, e devono migrare, devono trovare appunto un posto in cui li ospiti, perché la loro città è stata rasa completamente al suolo. Vanno da una zia lontana, che però comunque non lei fortunatamente, la zia è abbastanza ricca e può avere del cibo proprio fisico da mangiare, anche del banale riso, non era così scontato per l'epoca, solo del riso da mangiare.
e per un periodo provvede a loro, poi dopo un po' per una serie di motivi, non vi dico nulla, loro devono abbandonare questa casa e si ritrovano completamente da soli a vivere di fortuna rubacchiando qua e là nelle cittadine locali giapponesi quando c'era la povertà più assoluta. E questo racconta il passato di Takahata, un passato travagliato che l'ha segnato per tutta la vita e che gli ha lasciato tanto da raccontare come persona, ma l'ha anche devastato emotivamente e mentalmente. Infatti lui era una persona molto particolare, molto chiusa, con i suoi ritmi, e che ha sempre affascinato Miyazaki, tra l'altro questa parte di Paku-san, come lo chiamava lui. È incredibile, è un film veramente incredibile. Abbiamo detto tutte e due che è una coltellata al cuore, perché lo è. Sì, dritta al cuore. Preparatevi se volete vederlo. Allora, siamo oltre. Se volete vederlo, preparatevi, perché è una botta emotiva non indifferente. Ah, ok. Abbiamo parlato al vuoto, ok, no, l'ha visto anche Matteo, e anche per lui è una grande coltellata all'organo dell'apparato cardiaco, signori, è un'altra arte. Sì, per me è arte assolutamente, forse il più bello di Isao Takahata insieme alla storia della principessa splendente. Sì, allora, è il momento di un film adorabile come Kiki consegna a domicilio. Kiki. Ok. Anche qui ho un ricordo purtroppo un po' vago, quindi farò parlare te e poi farò un commentino dopo. Perfetto, inizio io allora. Allora, Kiki. Kiki è uno dei film del Ghibli che a me ha fatto più impazzire, ma banalmente per gusto personale. Adoro la protagonista, adoro il gattino Gigi, adoro come si svolge e dove si svolge l'intera storia, perché racconta la storia di questa streghetta qua che deve abbandonare la sua famiglia e si ritrova da sola insieme a questo gattino in questa città alla scoperta del mondo. Farà delle amicizie, inizierà a lavorare appunto come delivery service per consegnare dei pacchi, e appunto vediamo la storia della crescita personale di questa ragazzina qua, che da streghetta da sola abbandonata si fa un gruppo di amici e una famiglia, diciamo, imparando l'arte di essere una strega. Sì. A me è piaciuto tantissimo, ho un amore spropositato verso i personaggi che lo compongono, però diciamo che Kiki ha dei ritmi particolari come film. La prima parte è spettacolare, un 10 pieno, a me fa veramente impazzire. La seconda parte invece, come alcuni film di Miyazaki e del Ghibli, non tantissimi, saranno due o tre che lo fanno, si hanno un finale un po' raccambolesco, un po' troppo veloce, che si dovrebbe prendere i suoi tempi, quando in realtà va dritto al punto, senza raccontartelo con la solita magia caratteristica di film di Miyazaki. Assolutamente. Io per il mio gusto personale ve lo metterei in arte, ma capisco che non sta ai livelli degli altri film, quindi ottimo per me, ci può stare, forse perché... che è effettivamente il mio voto ottimo, in realtà. Ottimo. Perché Kiki è veramente un rendezvous di personaggi tutti gradevoli. Cioè, io non credo di aver trovato un personaggio che dico, ok, questo l'hanno proprio fatto di merda. No, non c'è. Quindi, quando hai un pregio del genere, è difficile steccare. Poi l'animazione on god, perché il Ghibli è vaffanculo, regia ottima, trama bella, protagonista grandiosa, è un ottimo film. Anche secondo me non è un capolavoro, per lo stesso motivo che hai detto te. Prima parte effettivamente ha una marcia in più della seconda, però è comunque un film da vedere per chi non l'ha mai visto. Assolutamente. Quindi, poi, ottimo. Ragazzi, Ilaria Stagni come doppiatrice di Gigi è una poesia per le orecchie che non apprezzo, veramente. Recuperatevi il doppiaggio, seppur fatto da Cannarsi, del 2013 di Lucky Red, perché avere Ilaria Stagni come Gigi è veramente bellissimo. C'è anche nel primo doppiaggio, ma io preferisco il secondo, anche perché è particolare, un po' come tutti i doppiaggi di Cannarsi, hanno delle cose... davvero, storci il naso, ma ci ridi anche sopra, almeno per me è così.
non è così drastico come Evangelion, insomma. Prego. Capisco. Allora, si può mettere... In ottimo. Sarebbe un ottimo bassimo, l'ultimo degli ottimi, secondo me. Adesso sì, ma comunque in ottimo penso che vada benissimo. È un film che ha comunque un'ottima nomea. E non ho capito che film è questo. Dalla Pioggia Lucandina. Di ricordi. Ok, è Pioggia di ricordi, ragazzi. Io vi alzo le mani e dico... Non penso di averlo visto, Pioggia di ricordi, raga. Allora, non ti preoccupare, ci penso io. Holy shit. Madonna. All Might. Che pensi di... All Might. Milanese, che pensi di... Porca puttana, che lavoro, eh. E ostia, va bene, basta. Allora, Pioggia di ricordi. Pioggia di ricordi è lo slice of life fatto film. Letteralmente... No, letteralmente brutto da dire. È veramente uno slice of life... Tutti gli ingredienti di uno slice of life. Sì, sì, perché seguiamo la storia di questa ragazza che è Taeko. E lo seguiamo da due punti di vista. Cioè lei da giovane, che viveva ancora con i suoi genitori, e lei quando ha circa 26-27 anni. Il film ha una regia che ci porta con dei flash forward, dei flashback. Insomma, salta un po' tra le due storie e ci racconta di questa ragazza qua che inizialmente non per la famiglia è stupida perché non sa fare matematica, insomma non è trattata benissimo dalla sua famiglia. Lei scappa, ritorna, poi quando diventa grande invece proverà a trovare se stessa in un posto della sua infanzia dove passava dei bei momenti e ci ritorna trovando magari, non si sa in realtà, non viene specificato, lascia molto aperto, magari anche l'amore di un ragazzo che è lì con lei. E è carino, per molti potrebbe essere noioso, se non vi piacciono lo slice of life non guardatevelo perché è abbastanza lungo, tipo dura... una cosa come 2 ore dove ti racconta la storia di questa ragazza qua. Se non vi piacciono le cose tranquille, lente, così guardatevi altro. C'è Spider-Man Into the Spider-Verse da guardarvi. Guardatevi quello. Sì. Nel mentre apritevi TikTok con 45 riquadri con 25 gameplay diversi. Sta a voi, nel senso, è un buon film, senza infamia, senza lode, questo è esautaccata. Io vi direi un buono, anzi, secondo me si può aggiungere anche un'altra categoria, perché... Sì? Sì, tra buono e ottimo. Vorresti aggiungere una categoria tra buono e ottimo? Sì. No, è che... no, aspetta, no, sentiamo, allora, sentiamo, che cosa, come la chiameresti e spiegaci il perché. È più che altro perché secondo me ci sono tanti film del Ghibli, tipo quelli che abbiamo messo come arte, che vabbè stanno lì, ed è troppo poco il divario, cioè secondo me c'è molto divario tra Kiki e per esempio La tomba per le lucciole. Ok. Non che siano, cioè nel senso, sono tutti ottimi film. Però non è un voto, sono almeno due. Capito? Sono almeno due, quello che voglio dire. Ok, fammi pensare allora. Se volete, se no, sti cazzi, perché... Ok, ma c'è Matteo che sta parlando. Ok. Va bene, lasciamolo in buono. Abbiamo però avuto il responso, e da questo responso io sono d'accordo nel dire buono, perché Pioggia di ricordi è uno dei pochissimi film del Ghibli del quale purtroppo io veramente non mi ricordo un cazzo. La trama la so, me l'ha spiegata Mattia molto bene, però comunque io di Slice of Life solitamente li apprezzo. Quelli lunghi no, questo però è un film, non è una serie, capito? Le serie Slice of Life lunghe, ragazzi, no, cioè, è troppo pesante, mi dispiace. Oh, questo l'ho visto, porco rosso. Oh, ci siamo, basta una frase per descriverlo, meglio porco che fascista. Meglio porco che fascista. E qua, ed oggi ho vinto tutto. È un grandissimo film questo.
grandissimo sì. film, ci stava un attimo scappando la zoofilia con la ragazzina, per fortuna non è avvenuto il tutto, meno male, sarebbe stato un disastro, però ok, signori, regia, anche qui personaggi, protagonista, ragazzi, mostruoso. Marco Pagò, che uomo. Che bestia, ragazzi. E scenari bellissimi, si ruota del tutto attorno all'aviazione e attorno al fatto, anche se poi un po' di tracce di questa cosa si perdono, si riprendono e si riperdono, del fatto che sia effettivamente un maiale. Non si è ancora capito il motivo, non si è capito se è tornato normale oppure no, però alla fine i discorsi sono a voi, stanno a voi, penso sia libera interpretazione. E però per quello che si può giudicare del film è un ottimo film, ma perché Porco Rosso ha una durata perfetta per quello che ti vuole raccontare, perché la trama va bene con la ragazzina e tutto, non mi ricordo il nome, la sto chiamando ragazzina per questo. Io. E come? Io. Eccola lì. È bello il momento in cui la conosce, si conoscono i due, perché è un rapporto comunque divertente e ben costruito. Poi sì, dobbiamo ancora prendere le misure sul fatto che per me non sono spoiler, è un film che è uscito più di 30 anni fa, quindi non mi rompete le palle. Non si è ancora capito sinceramente il fatto che Porco Rosso sia o meno tornato umano alla fine del film, però quello che posso dire io è che per tutta la durata ho avuto modo di dire: cazzo, che bel film che sto guardando, che belle vibes. Poi Fia è una gran cake, quindi c'è sto punto in più. Sì, sì, l'ho scritto io nei commenti. Vabbè, non l'avevo letto. Ti giuro su Dio che non l'avevo letto. Ti giuro su Dio. No, perché io ho la stream di Discord aperta, non ho Twitch. Ecco, adesso ho Twitch, il culo... niente, vabbè. No, allora, Porco Rosso, per aggiungere qualcosa anche io, è incredibile. È una dichiarazione d'amore che poi rivedremo anche in Si alza il vento da parte di Miyazaki nei confronti dell'aviazione, degli aerei, ed è veramente uno dei più grandi capolavori del Ghibli. Mio gusto personale, bello, ma preferisco altri film. Sì. Per il resto non c'è altro da dire, arte pura. Dici che è arte? Allora sì, nella mia classifica personale lo metterei sotto Chicche consegna a domicilio, ma se vogliamo essere più oggettivi possibili, anche se l'oggettività effettiva non esiste, io sì, te lo metterei in arte. Ok, secondo questo ragionamento io sono più nel metterlo in ottimo. In ottimo, ok. Ed è un allora, ottimo pienissimo. Allora ti posso raggiungerti anche io in ottimo. Tu basta mordermi il cavo, porca miseria. No, no. Sto parlando col mio gatto. No, invece le mie si stanno menando in questo momento, quindi cioè siamo al peak veramente dei felini. Allora, attenzione. Oh, ahia, io cane. No, non si chiama così il film. Scusami. Sei sicuro? Allora, io ho avuto grossi problemi con sto film nel ricordarmi il nome. Lo so. Allora lo dici. Ragazzi, il film si intitola Si sente il mare. Ok. Io sì, per le prime due settimane ero fisso con Si sente l'estate. Non è vero, Si sente il mare. Si sente il mare. E continuavo a dire Si sente ma tranquillo, no, io ho visto Si sente l'estate, non tanto bello. No, Si sente il mare, però una cosa, non ho cambiato minimamente idea, non è un gran film. Non è minimamente un gran film, se devo essere sincero. Lei è uno dei personaggi che più io ho odiato, veramente, in questa tier list, di quelli presenti, di quelli importanti femminili, anche perché di personaggi importanti femminili ce ne sono pochi che sinceramente puoi odiare, qua no, dentro. Esatto, sono tutte delle eroine fantastiche. Sì, lei invece no, lei male. Lei ti verrebbe da maledirla, sberle, ma proprio tanto. Tutto proprio.
Lui invece, sto dicendo lei e lui perché sì, questo film l'abbiamo visto io e Mattia qualche mese fa e sì, non me lo ricordo, quindi i nomi non me li ricordo. Allora, posso lui dire... Morisaki, lei Matsuno. Che nome di merda pure c'ha. Morisaki invece, che no, è scusa, un nome... No, Matsuno è il suo compagno, si chiama Rikako lei. Madonna, allora a posto, è Rikako e coso, lo schifo, Morisaki. Allora, Morisaki, che è il nome del portiere di Captain Tsubasa, della Nankatsu. Okay. Sì, no, non quello famoso, non Benji, l'altro. Che poi non è Benji, è Kenzo Wakabayashi. Allora, io vi dirò, questo film non è una roba inguardabile, per l'amor di Dio, eh. Parliamo di no. Un slice of life, ma ragazzi, ha tanti problemi, è pesante, ha un personaggio principale per me cannato veramente male, perché è brutto come personaggio, secondo me, lei, Rikako. Morisaki è un buon personaggio, anzi è un bel Chad. Altra cosa, gran chicca da dire in questo podcast, qua dentro, in questo film, si sente il mare, c'è Okada. Katsushika. Sì, lui, il grande. Era ossigenato, mi sembra pure lui, però. No, non è vero, non era ossigenato, scusa, ho sbagliato. Era Moro. No, è Castano. Sti cazzi. Allora, c'era uno che si chiamava Okada, va bene, basta. Non era amico questo? Di... non so. Secondo me, no. Non era questo, quello dove c'era Okada. No, era questo. L'ex era... di Rikako, che parla al tavolo con Morisaki all'hotel. Ah, sì, ok. Sì, okay, sì, che ha detto, sì. Oh, c'è Okada, e noi... Katsushika Obama! Mamma mia, Katsushika Obama! Un classico, e così come qua dobbiamo un attimo prendere le misure, senza perdere troppo tempo, perché dopo c'è un gran film... Esatto, esatto. Porca puttana, questo è un mangaka 96. Sì. Manga, il primo mangaka 96, si sente il mare, Ocean Waves, Rikako vai a farne il culo, andiamo da Pompoko. Allora, Pompoko, un'altra attaccata che però non arriva come è una tomba per le lucciole. Allora, non è un brutto film questo, però è estremamente... a mio avviso noioso. Azzurra. Perché sì, ho avuto molte difficoltà a guardarlo. È praticamente un documentario sulla storia dei Pompoko, dei Tanuki, della loro guerra, di come sono cioè di come sarebbero nel mondo attuale, di come loro prendono l'iniziativa e diventano sempre di più simili a degli esseri umani. È carino, noi che non siamo troppo legati a questa tradizione che loro hanno, cioè alla loro tradizione, facciamo un pochino più fatica a capire il tutto e a farci ammagliare, seppur con dei temi abbastanza interessanti, perché i tanuki sono interessanti, ma fatto così a mo' di documentario è stato veramente... veramente difficile finirlo. Non che sia brutto, te lo dico. Dai. È stato un po' come prendere una scena del film e portarla sui tuoi coglioni, perché effettivamente siamo lì, no? Sì, parlano di tanuki, coglioni, ci siamo, insomma. Ragazzi, coglioni, paracadute, una hit, scene incredibili, scene pazzesche, gente morta per soffocamento di palle, sono cose belle, un poco è tanto divertente, in scene del genere, però purtroppo è lento, è lungo, e per quanto non sia brutto, appunto, va in buono, però poteva essere di più con gli accorgimenti giusti, secondo noi, noi esperti del settore, ricordo come ho detto su Instagram, certo. Dobbiamo dire che è un ottimo mancato e quindi va in buono, e sì, è un buono giusto per quello che ci ha dato. Pieno. Un buono pieno, come la Troia lì. Allora ascolta, i sospiri del mio cuore. Mamma mia quanto adoro i sospiri del mio cuore. Anch'io, è un vibe che è proprio bello, è bello, 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 bello. Ecco, è quello che dovrebbe essere un film romance tra ragazzi. Sì. C'è proprio tutto.
tutto, tutto, tutto. L'erede spirituale di Miyazaki, Kondo, che però purtroppo ci ha lasciato. perché ha fatto questo e poi è morto, poverino. Vabbè, ho capito. Sì. Ha fatto però un grandissimo film, almeno se n'è andato con questo film come ricordo. E piccolo campanilismo da parte mia, viene citato più volte Cremona. It. Perché sta, il protagonista, raccontiamolo bene, è un liutaio, un aspirante liutaio che si vuole trasferire a Cremona. La protagonista invece è una normalissima ragazza che viene affascinata da un negozio dove ci sono degli articoli antichi di antiquariato e viene affascinato da una statuetta di un gatto che comunque verrà ripresa in un altro film che però non è minimamente allo stesso livello. Inizialmente i due ragazzi si odiano perché hanno avuto degli screzi insieme. Poi iniziano a conoscersi meglio, c'è un colpo di scena abbastanza telefonato, ma lo diciamo lo stesso, che il ragazzo, il protagonista, che mi sfugge un attimo il nome, non posso darti la mano perché anche Amasawa, io non mi ricordo. Amasawa si chiama, Amasawa, è il nipote del gestore del negozio di cui la ragazza Tsukishima si è innamorata. Insomma, passano sempre più tempo insieme, poi arriviamo al finale in cui si capisce che sono fatti l'uno per l'altro, ma c'è una decisione importante da prendere, se o meno, non spoilerò il finale, almeno quello no, se o meno scegliere uno o l'altro. Fortunatamente finisce bene e diciamo che possono vivere, cioè possono, finisce bene il film, non diciamo nient'altro, si sa mai che qualcuno se lo volesse recuperare. Per comunque, l'amor di Dio, è un bel film ragazzi, quindi bel film romantico, anche questo secondo me senza neanche troppe pretese, perché non è un film con un world building assurdo come La principessa Mononoke oppure come la storia della principessa splendente o il castello errante di Howl o La città incantata. Fa il suo lavoro, lo fa ampiamente bene. Makoto Shinkai, se vuoi prendere esempio da una storia d'amore fatta bene, prendi esempio questo. Esatto, senza pretese, tranquilla e soprattutto, come ho detto prima, con un'atmosfera che continuamente ti tiene a tuo agio, cioè non ti senti mai a disagio con i sospiri del mio cuore. Anche chi non è fan dei romance, io non è che sono un grandissimo fan, però guardo. No, devo essere sincero. Se si sono fatti bene, li si guardano, li guardo tranquillamente. Se sono fatti così così, sbocco. Però questo è fatto molto bene. È fatto molto bene e quindi ben fatto. Dobbiamo prendere la nostra decisione adesso. Io te lo metterei in ottimo. Sì. Per i discorsi che abbiamo detto prima, penso sia giusto. E anche questo ha poche pretese. E sebbene sia meno popolare magari rispetto a film come Totoro, Orco Rosso, Kiki, regge benissimo il confronto, non è un abisso sotto, ok? No, allora, adesso attenzione, si alza il tiro, non il vento, quello dopo. Sì, ottimo. E ora la principessa monodose. No, volevo dire, si alza il livello, credo, quindi si va. Tanto salutiamo Flygon in chat, buonasera. Buonasera. Hai adorato questo film, Kondo grande talento, eh sì, una grande mancanza purtroppo, da lì a poco diventerà quello. Principessa Mononoke, quarantelli, che dobbiamo dire della principessa Mononoke? Che si deve dire della principessa Mononoke, scusami. Il Dio! Bravo, bravo Matteo, perché lo sei smutato? Che questa era bellissima. Come era il dio? Il dio non si può dire. Lo dicono nel film, quindi si può dire dio bestia. È il dio bestia, ragazzi. Non abbiamo fatto il counter di quante volte l'hanno detto nel doppiaggio di Cannarsi, ma penso che siamo forse sulla trentina. Comunque, ben fatto, raga. Ottimo lavoro. Ben fatto, raga. Ben fatto, raga. Ho fatto un grande lavoro, mi raccomando.
c'è cagogna. La principessa Mononoke c'ha un super protagonista, un henchman, un duro, che dico duro non sembra ovviamente, però poi nel film si rivelerà tale, è un Chad, uno che ne sa, uno che ne sa, ma, no, in quella non ce l'ha, non ce l'ha, però chiediamo alla principessa questo, però comunque dobbiamo dire che lui è un guerriero, giovane guerriero importante, che fa questo giro, no? Da sto villaggio importante, lei che appare con gli spiriti, quello e quell'altro, c'è il dio bestia, c'è tanta roba da vedere, tanta carne al fuoco, eccezionale, tanta violenza come non se ne sarebbe mai aspettata da un film del Ghibli, soprattutto dopo una dolcezza tale vista da I sospiri del mio cuore, ma arriviamo con questa cattiveria intrinseca. Ah, sì. Questi personaggi cattivissimi, come e lei è cattivissima. Lei è cattivissima. Prima apparizione, sangue sulla bocca, direi. Meglio di così, non si poteva che presentare la principessa Monotose. E pertanto, io quello che posso dirvi che, sebbene questo tipo di racconti non sia il bijou di quelli che preferisco io, me lo ha fatto piacere tanto, tanto, tanto. Film, sì. E capiamo dove metterlo. Per la cronaca, non vi abbiamo fatto l'analisi tecnica perfetta della principessa Mononoke, perché quando non la facciamo è perché dovete vederlo, ok? Sì. Mi raccomando, è importante. Dalle gas, vediamo un po'. Siamo tra l'arte e l'ottimo, perché se il bagarre è quello il problema. Ne avrei aggiunto un'altra, perché secondo me questa è arte, però cioè sotto, secondo me non è così tanto vicino a Kiki, per quello, perché Kiki è bello ma non è quel tipo così tanto bello. Vabbè, comunque allora... io ti direi. No, vabbè, ma se no lasciamolo così e ce ne sbattiamo ampiamente i coglioni e mettiamo in arte, via. Vi dirò. Vi devo dire. Ho un dubbio. No, la smetto, sono tutte le citazioni. Allora. Buona allora, ragazzi, benvenuti dal Ciccio Gamer 80 cazzi. Allora, ve lo immaginate Mirko Alessandrini vestito da principessa Mononoke? Io che hit, che spettacolo. Aspetta, però andare a cercare su Rule 34. Ok, frankly, se non si vuole cambiare e mettere la categoria bonus, io no, è amico di Matteo Morantelli. Sì, non ironicamente Frankie è amico mio, non è un meme per la cronaca. Allora, io volevo dire, con tutto il rispetto, ma quello che ho detto prima, ovvero il gusto personale mio che non si intreccia alla meraviglia con questo film, un pochino di peso ce l'ha, perché è vero che è veramente un film bellissimo, fatto da Dio con ottimi personaggi e ottimo world building, anzi world building da 10 su 10, però io francamente non mi sono sentito rapito dall'inizio, mi ha dovuto conquistare col tempo, per il motivo che ho detto io, che non è parte del mio gusto personale. Questa tier list è fatta sì da esperti del settore, ma anche da umani, sono diventato filosofico, pertanto rispettiamo il gusto umano, rispettiamo la soggettività, il soggettivismo che aleggia in questo podcast piccolino, e rispettiamo il mio dire che La principessa Mononoke è un grande film, per me è un ottimo, non un'arte. Ah, ok, va bene. Allora, va bene, ottimo anch'io. Lo so che sarò messo alla gogna per questa cosa. Sì, ma due. Però io è un feeling, ragazzi, è un feeling mio con questo film, che io ribadisco essere molto 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 bello. Non è che sto perché ogni volta che si fa questo discorso gli analfabeti funzionali dicono: ah, allora non sei d'accordo con la maggior parte, dici che è brutto, capito? È un film, questo per me da 9.
Cioè, ragazzi, ci stavano, ok, che abbiamo un film da 9, non da 10, per questo non lo metto in ottimo, anche per il mio gusto personale. Purtroppo siamo un 2 a fare sta tier list, quindi non rompete i coglioni. Chi c'è? I miei vicini, Yamada. Ha detto anche: ho perso mia figlia al supermercato perché sono veramente un cretino di merda. E anzi no, possiamo dirlo per 5 persone in realtà. Quanti erano? Yamada, moglie, nonna e fratello. Una famiglia all'intera. Sì sì, infatti ho detto mi avvicino a Yamada, sottotitolo: siamo veramente dei genitori di merda perché perdiamo nostra figlia di circa 7 anni al supermercato e non ce ne rendiamo conto. Allora, è stato strano, i miei vicini Yamada. È stato veramente un film particolare da vedere e da vivere. Matteo, metti la principessa Mononoke in ottimo. Grazie. I miei vicini Yamada. Ragazzi, iniziamo dalla prima cosa. Che cos'è questo sbuffo? No, stavo ripensando al film. Stavo ripensando che anche questo aveva del gran potenziale, ma era un taccata che, boh, non so, non arrivava alle persone. Ma il problema principale di questo film, cioè, in realtà ripensandoci un attimo bene, non è taccata. Il problema è come è stato adattato in italiano, perché nel 90% dei casi fanno delle battute che non si capiscono per l'adattamento italiano, ma perché è un film che è un pochino di, cioè, è veramente tanto difficile da adattare e che funzioni in italiano, visto che sono battute sulla lingua giapponese, sulle situazioni giapponesi, sulle famiglie giapponesi, sul Giappone, che è molto distante da noi, che si può adattare, ma fino a un certo punto, quindi è anche quello che da non si riesce, cioè non ci arriva. Forse se l'avessimo visto non doppiato, sottotitolato, magari l'avremmo apprezzato di più, però sta di fatto che è pur sempre uno slice of life su una famiglia giapponese. Che alcuni può importare, magari piace, ok, ci sta, non è per il film per tutti, perché comunque non è così tanto margine di pubblico, ma non è un brutto film, anzi ha il suo fascino, il suo perché, ha uno stile unico. Io vi dico buono, ma è un buono risicato, e sono su questa stessa lunghezza d'onda, perché i miei vicini Yamada hanno uno stile veramente particolare che ti cattura l'occhio. Io mi sono sentito subito catturato dallo stile che hanno usato loro, molto molto fumettoso, molto cartunesco nel senso proprio della parola cartunesco, quindi te ti immagini il fumetto, no? Ti immagini questo proprio non è neanche animazione, sembrano veramente disegni che fanno i cazzacci loro. È bello anche per questo. E l'hai detto, però noi l'abbiamo visto doppiato in italiano. In italiano, ragazzi, era veramente tosto da stargli dietro. Infatti abbiamo fatto qualche VAR, abbiamo fatto qualche pausa, perché era necessario, onestamente. Non so nemmeno quanto dura, non pochissimo, credo. Ma sulle due, un'ora e mezza, due, aspetta che te lo dico. Un'ora e 40 forse. Un'ora e... sì, 104 minuti, quindi sarà un'ora Madonna. E 40 davvero. Un'ora e 44, Madonna, 104 minuti, caschi male, zio. Allora, i miei vicini Yamada, che cosa dobbiamo aggiungere, cosa non è stato detto? Niente dobbiamo aggiungere, semplicemente è un film particolarissimo. Un film particolarissimo, secondo me volevano anche sperimentare un pochino, è del 99 credo, i miei vicini Yamada. Sì, 99. È del 99 ed è stato veramente particolare da vedere. Ha avuto dei bei momenti, ha avuto dei momenti peggiori. Il figlio il protagonista, perché alla fine la famiglia è il protagonista, ma il padre è quello un po' più in vista di tutti. È ingrifato come una roba incredibile. Però tolto questo, che non è uno spoiler per la cronaca, però a meno che non abbia confuso film, ma non credo. No, è quello, vaffanculo. Vi posso dire, comunque, buono, gradevole, niente di che, per quello che doveva essere, però forse ce l'hanno fatta, metto il punto interrogativo, perché avendolo visto in italiano è difficile sinceramente commentare oltre. Buono, basta.
Spirited Away, e qui... E non c'è da dire, non credo niente. Dobbiamo parlare davvero? Credo che l'Oscar parli da solo. Sì. L'Oscar parla, e non sarà l'unico Oscar che parlerà da solo. Allora, quello che voglio dire è che La Città Incantata l'avrei dovuto vedere con Mattia, però sì, gli ho detto no, voglio vedere un altro che non mi ricordo bene, perché questo film non c'è bisogno di rivederlo, me lo ricordo troppo bene. Volevi vedere, ricordo... a me, La Ricompensa del Gatto al posto della Città Incantata, quanto sei stupido. No, l'ho visto, no, stronzo, pezzo di merda, tu me l'hai visto in una domenica dove io ero in trasferta e non mi avevi nemmeno detto che tu hai visto una, cioè, mi sono visto al posto di quello un film di quella fascia lì, forse il film dopo che no, ti racconti di Terra a Mare, non vorrei che fosse quello davvero. Mi sa di sì, No, ragazzi, mi sa che che disastro. Vabbè, amen. No, era i miei vicini Yamada. Era i miei vicini Yamada, perché tra i due ho detto no, facciamo questo, guardatelo te, perché tanto me lo ricordo bene La Città Incantata. E infatti me lo ricordo bene, perché è forse, premesso che io è una cosa importante, è una cosa importante che dico adesso, non sto facendo un comizio. Io non ho ancora visto Il Ragazzo e l'Airone. Fermi. Lo vedrò. Appena avrò la possibilità, saprò dove è reperibile in stream. Io prendo, mi scioppo l'abbonamento dovuto. Magari capita dove ce l'ho e lo guardo subito. Ok? Non, calmi. Lo so che è un film della Madonna, secondo tutti. Calma. Se non sbaglio, però lo vedrò al cinema. Ecco, potrebbe essere anche un'idea al cinema, se viene a... a Montevarchi, quello più vicino a me è Montevarchi. Sì, allora Montevarchi. Poi pisciate sul cinema di Montevarchi, però quando esco io. Allora, ragazzi, Città Incantata, non serve commentare, perché come ha detto l'Oscar parla da solo. Se non l'avete visto, uscite dalla stream, cazzo che devo dire. Andate a vederlo, uscite e andate a vederlo subito. E poi tornate a vedere il continuo della tier list, anche perché il prossimo film... quello che Mattia Quarantelli si è visto quella domenica pomeriggio senza di me, e quindi ve ne parlerà lui, della ricompensa del cazzo. Attenzione, colpo di scena. Sì, allora, cazzo, nel senso... in tutti i sensi. La ricompensa del gatto è uno spin-off che era meglio non esistesse, di I Sospiri del Mio Cuore, perché racconta la storia del gatto I Sospiri del Mio Cuore, cioè non proprio la sua storia, racconta la storia di questa ragazza che si ritrova ad essere adorata da dei gatti, perché salva il principe di un gatto, perché questi gatti qua, in questo mondo fantastico qua, i gatti hanno un mondo a parte, e dove lei ci si ritrova dentro insieme alla statuetta del film I Sospiri del Mio Cuore, che tanto era adorata dalla protagonista dei Sospiri del Mio Cuore. Si ritrova insieme al gatto dei Sospiri del Mio Cuore, quella statuetta lì, nel mondo dei gatti, la protagonista. Yes. E quindi lei in questo mondo qua, diciamo che ha un'avventura molto particolare, infatti finisce a trasformarsi anche lei in un gatto. E non vi sto a raccontare nient'altro, perché dovete vederlo e dovete sorbirvi tutta la merda che mi sono sorbito io a vederlo, nel senso, non è un brutto film, come il 99% dei film del Ghibli. Si lascia guardare, non è assolutamente a livello degli altri, né registicamente, né di a livello di personaggi. Di contenuti, di personaggi ce ne saranno due fatti bene, gli altri sono veramente delle macchiette banali e retorici. Io ve lo metterei in Mangaka 96, forse. Cioè, tra lo Shinkai e il Mangaka 96, questo è... si guarda, ma alla fine non sei soddisfatto, anzi... dici, filmaccio. Ti dà la sensazione proprio di occasione sprecata, forse. Ma secondo me non bisognava farla l'occasione, basta. Dici, occasione sprecata per non farlo. Allora. Non farlo, esatto. Eccoci qui. Sì, io l'hai detto, questa non me la sono sorbita, ho voluto vedere.
sentito il feedback di Quarantelli due giorni dopo, un giorno dopo, non mi ricordo, e sono detto, cazzo, ma ti ha fatto così schifo? Eh sì, zio, e allora vai in Mangaka 96. Effettivamente, mi sembra corretto. Allora, questo va in Mangaka 96, ma adesso c'è il castello. Non nel cielo, quello errante. Errante. E questo, boh, io l'ho visto per la prima volta quando avevo 10 anni, 9 anni, una roba del genere. Io ero rimasto estasiato da bambino, su questo film. C'era tanta roba a livello visivo che mi faceva dire, cazzo, che hit. Non dicevo questo a 9 anni, sennò ero un po' un freak. Però comunque pensavo, più o meno, parafrasando in quel modo, era una manata da vedere, no? È una manata da vedere il Castello Errante di Howl, visivamente stupendo. Cioè, personaggi tutti ben caratterizzati, tutti ben riconoscibili, tutti fatti bene, ok? Quindi, durata giusta, world building mostruoso, i plot twist perfetti, perché non sono fatti a caso, sono tutti coerenti. Ragazzi, arte. Io non è che vorrei, ma come con La Città Incantata, con gli altri c'è film che stanno in arte, non c'è tanto da dire. L'unico sul quale magari si spende un po' di parole in più può essere l'ultimo, però giusto perché è il più recente, però comunque anche quello penso va lassù. Sì, non ci va lassù I racconti di Terramar. No, niente, volevo dare una mia, però vabbè, passiamo. Ma no, vai pure, la sta scherzando. No, c'è poco da dire del Castello Errante di Howl. Forse, l'azzardo, dico, a livello di world building, a livello di personaggi, una rosa di personaggi assurda, forse il migliore di Miyazaki, forse. Però, non è gusto personale, anche perché non è il mio preferito, però forse a livello di storia, proprio di cosa ti deve raccontare quel film, che emozioni ti deve dare, e anche livello, perché ha molti livelli questo film, cioè lo vedi una volta capisci una cosa, lo vedi una seconda volta capisci un'altra, lo vedi la terza ne capisci ancora di più, e è un continuo, una matriosca, è incredibile questo film, è veramente incredibile. È nella bowl tra quelli grossi, è nella pot tra quelli nella top 3 forse, top 3 sicuro. Anzi, prima forse, poi sicuro, allora, sicuro, top 3, sì. Dai, top 3. No, top 5, perché, cioè, personale top 5, a livello di film, sì, top 3. Ok. Allora, possiamo metterlo in flop 3, racconti di Terramare, Quarantelli? Flop 1, sì, non è vero. No, flop, guarda, stavo per dirtelo perché, guarda, c'è di peggio, non pensavo fosse possibile. Dello stesso regista, tra l'altro. Che strano, caso. Allora, il racconto di Terramare è stato un fever dream. Il modo più facile per raccontarvi in poche parole il racconto di Terramare è che è stato un fever dream. Smash la ragazza. Detto questo, io ho già eliminato tutto, formattato tutto. Ma è facile da scordarsi perché non c'è nemmeno un personaggio riconoscibile, non c'è nemmeno un personaggio caratterizzato fino in fondo, ed è una storia con diversi colpi di scena telefonati e anche non telefonati, perché brutti. È questo, capito, il problema dei racconti di Terramare, che quando ci sono e non sono fatti bene, colpi di scena, è come se non fosse successo nulla di bello. E allora nel resto del film che cosa succede per mantenere alta l'attenzione dello spettatore? Niente, non succede niente. È un film piatto, è un film con poche emozioni, poco vigore narrativo, ed è un film che, a mio onesto modo di vedere, che non so, saremo sicuramente d'accordo, ma si stramerita, non si merita, si stramerita, anche per il budget che credo sia stato speso di diversi quattrini, per quello che poi è venuto fuori, di andare e prendersi il primo Shinkai di questa tier list. Complimenti, il tuo film ha fatto cagare alla merda. Esatto, qui è incredibile, prima Castello Errante di Howl, ora Racconti di Terramare, adesso Ponyo. Cioè, veramente si va bong bong bong, in su, in giù, in su, in giù, in su, in giù. Sì. Ponyo l'abbiamo visto
io e te non c'era nessun altro. Qualcuno l'ha visto anche Firisi, holy shit. Però Porco Rosso l'ha visto Firisi, ah, sì. Fa pazzesca come cosa. E poi Vabbè, ti sentite in causa quando hanno detto meglio porco che fascista. Meglio porco che Firisi, vabbè. Io ti ripeto quello che dici perché non so se ti sentono in stream o meno. Non ti sento. Ok, allora meglio, ha detto meglio porco che Pirisi. E ribadiamo. Allora, io e Mattia siamo stati. Quanto è durato? Un'ora e 40, anche questo, un'ora e mezza. Siamo stati tutto quel tempo con le stelline al posto delle pupille negli occhi. Bellissimo. Perché Pony è veramente una roba. È bellissimo, cioè, è carinissimo Pony. È veramente un personaggio meraviglioso, meraviglioso. E non mi ricordo il nome, e vai, il bambino. Lui c'ha un QI sopra la media, perché non è possibile. Lui parla da Dio per l'età che c'ha, a quelle dell'ospizio. Sasuke, è vero, Sasuke. Oscar. Sì. E la madre, una Chad al femminile, una Queen, si può dire, no? Una che ne sa, che anche lei, a livello visivo, artisticamente è meraviglioso. Ragazzi, Ponyo sulla scogliera è un film artisticamente meraviglioso da vedere, visivamente. C'è un bambino, e ho detto che è un qui sopra la media, sa usare il linguaggio navale. Cioè, per dire, ci avrà 7 anni. Comunque, è una storia dolcissima, con dei personaggi dolcissimi, non stupidi, no, non è stucchevole, non è mai stucchevole, mai, nemmeno una volta. E l'unica roba particolare, magari, è il, tra virgolette, padre di Ponyo. Lui è un po' un personaggio da comprendere, all'inizio è un po' sus, si capisce un attimino com'è. Poi arriveranno anche altri personaggi legati a lui, che lo vedete all'inizio del film, non è spoiler ovviamente. E Ponyo, però tutti che si collegheranno, tutti che si andrà avanti nell'evolversi della trama, nell'evolversi di quello che succede all'interno del film. Ed è tutto un andamento fluido, come le onde del mare, bellissime da vedere, come ho detto, del film, sulle coste di questa isoletta, ed è bellissimo anche... A me è piaciuto anche il doppiaggio, sì, sarò pazzo, però... I due bambini hanno fatto un lavoro eccezionale, tra la Marte e due valli, veramente figo. Veramente tanta roba, e... Ponyo è un film... Anche questo con poche pretese, onestamente. Qua secondo me le pretese di Ponyo erano semplicemente di fare un personaggio come Ponyo, quindi molto particolare, molto goofy anche, perché è goofy. Goofy è molto goofy. Ponyo. Ogni tanto ci streccia la faccia, io ridevo come un coglione quando l'avevo visto qua con Mattia. Però è un film per bambini, e come ogni grandissimo film per bambini non parla solo al pubblico dei bambini, ma anche al pubblico degli adulti. Può essere visto, è un film per tutti, è davvero stupendo questo film. Passa proprio, vola via il tempo quando lo guardi, non ti pesa, non è racconti di Terramare sotto questo punto di vista, ma sotto nessun punto di vista è paragonabile, perché è totalmente un'altra categoria. Capiamo quale categoria in questa tier list. Ottimo arte, fai te. Capito. Io mi adeguo. Ti adegui, ok. Vado a vedere al volissimo, perché l'avevo aperto, eccolo lì, Anilist. Voglio vedere che voto gli ho dato. Se gli ho dato più di 9 lo metto in arte. Se gli ho dato 9 o meno. Io gli ho dato 9, se non sbaglio. Gli ho dato 9 con commento: quanto cazzo fai ridere, non lo sai neanche te, pesce rosso del mio cuore. No, è vero. E allora, per me i capolavori sono 9 e mezzo 10, quindi ottimo. Ottimo, va bene, ci sta. Grandissimo film. Allora, attenzione. Il giardino segreto di Arrietty, il mondo segreto sotto il pavimento. Era il mondo segreto, non me lo ricordo. Non penso di averlo visto,
Perché questo l'ho visto da solo al 100%, io non c'ero. Io sì, sì, l'ho visto da solo. Io sì, l'hai visti tutti grazie al cazzo, io sì, lol. Vabbè, che cazzo ti devo dire? Va bene, sciocco, va bene. Sciocco di un orsetto sciocco. Sono io. Attenzione, attenzione, arriva l'orsetto, è l'orsetto però di Kanye West e fa questo. Va bene, basta, però andiamo. Non credo sia Kanye questo. No, non lo è. Non lo è minimamente, però mi dà un po' le vibes, anche se non è... un pochino. Allora... Basta. A te il commentary di Arretti. Che dire? Carino. Non è sto gran capolavoro, è un film che si lascia... guardare, alla fine sono sempre gli stessi i commenti che do io. Allora, è stato fatto da Yone Bayashi, che come regista poi ha fondato un altro studio, insieme a un altro regista, se non sbaglio, aspetta, vediamo se me lo ricordo. Comunque, lui è un regista buono, nel senso che ha del grandissimo potenziale e potrebbe essere l'erede spirituale del Ghibli insieme al suo collega. Come film in sé è caruccio, alla fine è un racconto di questa ragazza, di questo ragazzo qua malato, che si trasferisce dalla città a una casa di campagna dove l'aria sembrerebbe essere più pura, insieme alla sua zia e la sua tutrice legale, perché sua mamma è via. E in questo, in questa casa qua, in questa villa qua, ci trova queste creaturine piccoline, ovvero i sgranfignoli, che sarebbero queste, queste mini persone alte quanto un barattolo più o meno, che vivono rubacchiando le cose che non servono nella casa, nel senso, se magari c'è un bottone disperso nella casa loro te lo prendono, ma tu non te ne accorgerai mai perché comunque è una cosa che non ti serve. Magari rubano delle zollette di zucchero, rubano delle piccole cose che per loro sono fondamentali e vivono in pace in questa casa, in pace o meglio, vivono segreti in questa casa. Lui li scopre... Stanno nel chill. Sì, stanno nel chill. Lui li scopre, loro sono in tre, sono una piccola famiglia, infatti sembrerebbe essere gli ultimi rimasti di questa stirpe, di questo popolo qua degli sgranfignoli. Diciamo che succede che vengono scoperti non solo da lui, che lui però, capendo che non fanno niente, li vorrebbe diventare il loro amico, ma vengono scoperti pure dalla zia del protagonista, la zia che però li vorrebbe sterminare, e quindi si crea questo dualismo tra questi personaggi qua. Infatti il protagonista li vuole aiutare, vuole comunque dargli una mano a lasciare lì vivere normalmente. Infatti gli regala anche una cucina piccolina, che è una cucina della casa delle bambole, gli dà da mangiare, così. Però loro comunque, gli sgranfignoli, spaventati dalla situazione, tendono a stare sempre più nascosti e provano a cercare fortuna da qualche altra parte, nei dintorni della villa, scappare comunque. Nel finale finisce come ogni film del Ghibli, o almeno nel 90% dei film del Ghibli, a meno che non ci sia Takahata come regista, finisce bene. C'è in realtà un finale giusto, nel senso, gli sgranfignoli riescono a trovare un posto dove vivere senza disturbare nessuno, e il protagonista si saluta con l'altra protagonista, Arietti, si saluta in un modo dolce, sembrerebbe che nasca un amore tra questi due, che però non si possono stare, non possono stare insieme essendo di diverse dimensioni. Però che non siamo in Seven Deadly Sins, no, esatto, è ancora peggio. Lì è terribile. Comunque, no, nel finale del film si lasciano i due protagonisti, ma si lasciano come
in un modo bello, tenero. Cioè, tenero. Sì, dicono: guarda, non ti scorderò mai. Sono cose strappalacrime che piacciono. Sì, lovidovi, vaffanculo. Va bene. Sono le classiche cose strappalacrime che piacciono. Sì. È un buon film, forse non ai livelli. No, non è ottimo assolutamente, è buono, semplicemente buono. Sì, secondo me forse questo è il più buono tra i film buoni, nel senso è proprio buono. Ok, senza infamia, senza lode. Sì, è il generico bellino. Il sì. Bellino. Altri sono ok. Di Yonebashi. Tra l'altro questo qua, come altri film di Yonebashi, è una trasposizione di un romanzo della letteratura inglese. Allora, questo è degli sgranfignoli di Mary Norton, per chi non lo sapesse, l'ho letto adesso. Ma io infatti non lo sapevo, quindi the more you know, the more you get, and the more you get to see è lui, la collina dei papaveri. La collina dei cazzo di papaveri. Allora, Smash, lei? Sì, quello che ho detto. Ok, va bene. Ah no, è minore, ho cambiato idea, non vale più, ho sbagliato. Va bene, la smetto. La doppiatrice mica male comunque di lei. Assolutamente. Ma non è doppiato male come film in realtà. Non è doppiato... Allora, per i livelli del doppiaggio di Cannarsi, non è doppiato male, c'è di peggio. Però... non bisogna parlare del film. Qua abbiamo veramente rischiato di un millimetro l'incesto. La vacca troia, se hai ragione. Abbiamo rischiato veramente di brutto lì. Però, tolto questo momento molto sus, molto strano, è un film con poche pretese che però, a differenza degli altri film con poche pretese che rendono le tue aspettative e le rovesciano, qua non è che le rovesciano. Ti aspetti un film ok, ed è un film effettivamente ok, non è niente di incredibile. La collina dei papaveri, c'è un bel ambiente, una bella atmosfera, per carità del cielo, la roba degli studenti infervorati, impazziti, invasati, ora si fa questo, quest'altro, va bene, è carina, bellino il filosofo grosso, gigante, mi ha fatto ridere. Mamma bellino. Mia che ridere quell'uomo, non me lo ricordo, neanch'io. È la scena dove puliscono l'edificio, bella, ben fatta, però vedete, se io vi sto puntando l'indice su diverse scene, diverse cose, solo che giustamente non è che sono molto outstanding, non è che rimangono impresse tanto, perché è un film che non rimane impresso, La collina dei papaveri non ha una storia molto forte e non ha quel rovesciamento delle aspettative della quale parlavo 3 secondi fa, che hanno avuto i Sospiri del mio cuore, per dire, fa un esempio. Spirito del mio cuore, ti aspettare una roba normale, non è una roba normale, è un ottimo romance. Quindi, per questo invece non è un ottimo romance, questo è un romance normale. È un romance normale e questo l'ha fatto il... Goro. Sì, Goro Miyazaki, il figlio di Miyazaki. Il più bello che ha fatto Goro Miyazaki. Sì, è il più bello ed è un film normale. Questo penso sia abbastanza... eloquente, no, nell'analizzare il lavoro che abbia fatto fino ad oggi, però è un buon film, non tra i migliori ovviamente, per niente, tra quelli in buono, però per me è superiore francamente a Si sente il mare. Il rango della ricompensa del gatto non l'ho visto, Quarantelli viene a parlare molto bene. Sì, superiore della ricompensa del gatto pure. E allora, La collina dei papaveri, che è un bel nome, almeno quello, per un film, è un bel nome, dei papaveri, bellino. E si va dritti lì. In buono. Si va dritti lì. In buono. In buono, cioè è l'ultimo. In buono. Allora, si alza. Abbiamo il cazzo. Un back to back tra Si alza il vento e La storia della principessa splendente, che sarebbero dovuto essere, almeno per uno lo è stato, I canti del cigno di Takahata e di Miyazaki. Comunque, sì. Si aspetta. Per uno sì, per l'altro no. Sì, esatto.
adesso ci si aspetta tanta tanta roba, nel senso tra poco ne parliamo e sì, ne parleremo per molto bene. Io tanto quello che volevo dire, ora giusto perché mi hai creato l'assist per fare una pausa di qualche secondo, è che noi abbiamo messo da un mesetto il comando per la pagina Instagram, che è molto più importante di quello che immaginate, perché su Instagram, gli Papi Memes, voi avete nelle storie sempre il programma di quando streamiamo, avete il link per arrivare direttamente qua da noi, il programma, quello che facciamo, avete pure il countdown di Instagram, almeno così non dovete nemmeno vedere il telefono l'ora, ve lo dice la notifica di Instagram, meglio di così si muore, holy shit. E quindi maggior ragione avete Studio Pono, tante, che era quello di tante, Nenebashi, tanti belli scenari. E per finire, ora che ne approfitto, siamo qua, io ricordo che lo Yapapi Podcast, che tra non molto avrà una live bella importante, bella ciotta, tema WrestleMania tra qualche settimana con il nostro amico Max Edson, numero 92, è sull'unica rivista di wrestling in Italia, The Sheet of Wrestling Magazine. E come fare a vedere tutti i numeri? Ne è uscito uno adesso, il 12esimo, pre-WrestleMania, apposta per questo, è un ottimo acquisto, prima del Grand End of the Mall. Sul punto esclamativo rivista, un altro comando che vi manda direttamente allo shop di The Sheet of Sports. Se non volete acquistarlo lì, non cambia niente, è su Amazon la rivista di The Sheet of Wrestling, dove ci siamo anche noi. Quindi, a maggior ragione, se volete fare un bel giretto o prendere roba che poi diventerà inevitabilmente memorabilia, perché una rivista di wrestling cartacea in Italia diventa memorabilia sempre e comunque, fate un salto sul punto esclamativo rivista sullo shop di The Sheet of Sports. E ora pronti, si alza il fottutissimo vento. Si alza il Stavo bevendo per la cronaca. Sì, ho capito, cioè, non mi potevi vedere, ma stavo bevendo. Allora, si alza il vento. No. Si alza il vento, ragazzi, l'hai detto. È stato insieme a Porco Rosso un odio all'aviazione. Sì. Perché anche se qui la storia è totalmente diversa, è un'altra roba sotto tutti i punti di vista. Sì. Bello che inizia con un quello che sembrava almeno al sottoscritto malizioso a un attentato terroristico, poi era un terremoto normale, però se mi sembra praticamente troppo macello, invece non era così. E lui, nostro primo un bambino, poi un adolescente, poi un uomo, sempre appassionato dagli aerei, dall'aviazione, lui ha studiato per diventare un ingegnere, di aerei. Ora io sto parlando da totale ignorante in termini di aviazione, però ragazzi, io fatico a trovare lacune in Si alza il vento, perché abbiamo sempre parlato, iniziando, no, nel dire o la trama o nel dire è bello, perché io vorrei anche cercare di iniziare nel dirvi no, sto film c'ha questi problemi, no, non mi riesce, perché Si alza il vento forse un po' compassato, un po' accelerato in alcuni frangenti, tra poco ci arriviamo in un frangente in particolare dove hanno fatto tutto di corsa. Sì, c'era la giustificazione, ma hanno obiettivamente fatto veramente tutto molto velocemente. E il tutto gira attorno a questo primo terremoto, però, perché il punto chiave, gli si alza il vento, il primo punto chiave è quel terremoto, mentre è in treno lui sta andando lo sta andando a lavorare, sto pezzo di merda, lo stava andando. Sì, si stava andando a lavorare. E c'è incontra questa, che è una bambina, una ragazzina, dai, una ragazzina, una bambina, avrà avuto 12 anni, 13 anni. Lei è la madre, lui le aiuta, non gli chiede neanche chi è, loro non fanno neanche a tempo, gli dà una mano, c'era casino lì per lì, incontra gente parlando sempre di aerei in mezzo alle macerie. C'è un momento in cui inizia a parlare di aerei mentre fuma con un altro lì, che sì. Ah, ma sei morta gente, sti cazzi, guarda che modello figa, che non parlavano in questo modo, però no, infatti non... no però comunque è stato strano, però sono piccolezze, ovviamente piccolezze che portano poi a un piccolo fast forward, perché vanno a tocchetti di fast forward in Si alza il vento,
fino a che il nostro amico non va in Trentino, tipo, no, era una casa vacanze, sembrava di stare a Bolzano, però ok, a me lo stesso, sembrava di stare allo zoo, ok, io la conosco, la conosco. Allora, va in Trentino, non va in Trentino, ok, va in casa vacanze, e in tutte le case vacanze in quel momento chi cazzo poteva trovare? Vi rendete conto, nel mentre che la sua carriera, con delle ottime interazioni con gli altri personaggi, da ingegnere di aviatore, continua a crescere, continua il suo sogno, continua a svilupparsi, sogno che tra l'altro vede l'Italia protagonista, perché lui ha iniziato, no, a prendersi l'idea di ok, voglio fare questo, perché ha sognato lui, il grande uomo italiano che non mi ricordo il nome. Non è lui, non è, no, non è era Caprone, il grande Caproni, Giovan Battista Caproni, vestito veramente. Caproni è il sommo, che gli è apparso un sogno, ha detto guarda che figata, il cielo è veramente una roba incredibile, è libero, è fico, è bello, insomma, che cazzo ne pensi, zio? E lui ha detto dai, facciamo che dedicherò la mia vita a questo. L'ha fatto il pezzo di merda, l'ha fatto, dannazione, finché, andando avanti, come ho detto, tutto in modo impeccabile a livello di trama, tutti i piccoli fast forward fatti da Dio, con le varie interazioni tra i colleghi, il capo e quant'altro, e questa casa vacanze, e con la percentuale dello 0,000001%, ovviamente ritrova la ragazza del treno, la ragazzina, e con i fast forward è diventata, uno, legale, prima cosa, seconda, si è ricordata ovviamente di lui, terza cosa, nell'arco di una settimana passano dal dire cazzo guarda un po' chi c'è a ti amo sposami, ragazzi guarda un po' che cazzo, guarda chi c'è, e invece no, qui proprio guarda un po' che ciolone, perché effettivamente, a parte che c'è una scena dove effettivamente sembra un preludio a una... effettivamente, quel vieni qui mi ha fatto sempre un po' strano, però... quello che vi posso dire però, non vorrei... Perché lo sto raccontando, ovviamente... precludendo il fatto che se lo volete vedere vi ripigliate questa stream quando lo avete visto e tornate qua a chiacchierare con noi, nei commenti di YouTube, su Instagram, in altre stream, come cazzo vi pare, però io vado dritto nel raccontarlo, ma ora vi ho fatto anche il disclaimer, quindi non mi rompete le palle. Il motivo per il quale vanno di corsa alla fine è semplice: la ragazza sta di merda perché è malata di tifo. Ah, tubercolosi, non era tifo, era tubercolosi. No, tubercolosi. Era tubercolosi, sempre con la T, ho confuso, è tubercolosi. E infatti c'è una scena, lei stava a depinge, perché lui mentre tornava da questa casa a vacanze non l'ha notata subito. È lei che era a dipingere, che poi c'era anche il padre insieme a lei. Lei l'ha notato dopo un po' di volte che si sono incrociati e alla fine si sono ritrovati in quel modo lì. Alla fine fanno tutto di corsa, anche perché non si sa quanto sia rimasto a lei da vivere, perché la tubercolosi all'epoca era brutale, era veramente brutale, era difficile uscirne fuori, ci provano in tutti i modi, in tutti i laghi, in tutti i luoghi, però diciamo che alla fine è una parte importantissima del film, questa malattia di lei, questo rapporto suo con lei, e diciamo che da questo punto di vista l'aereo inizia a passare anche un po' in secondo piano, perché il discorso dell'aviazione è totalmente principale nella prima parte del film. Poi si sposta più sul romance, su questa storiella un po' secondaria. C'è il nasone! C'è il nasone tedesco, mi sembra. Dio, chi cazzo era il nasone tedesco? Quello che parlava con lui alla casa vacanze! Il bro ha capito. Insomma, tutto per non dirvi proprio tutto. Ah no, Karsdorp. Ma come Karsdorp? Ma scusi.
Sì, si chiamava così. E prima sta a giocare alla magica e poi sta a fare i chiacchiere con l'aviatore. Come funziona? Sì, Kasdorp. Kasdorp si chiama. Che ma secondo me ci abbiamo anche fatto la battuta sopra quando l'abbiamo visto. Io di sicuro sì, da calciofilo. Però, ragazzi, quello che vi potevo dire ve l'ho detto. Il finale finale non ve lo dico. Però, Mattia, alla fine il discorso dell'aereo è importante in Senza il Vento. Io l'ho spiegato di merda, se riesci a spiegarlo meglio mi fa un piacere. Discorso dell'aereo di Miyazaki? Sì. Allora, sì, gli aerei per Miyazaki sono sempre stati una fonte di giubilo, nel senso, lui, avendo il padre che lavorava per un'azienda di aerei, è sempre affascinato il mondo degli aerei, e in questo film, che sarebbe dovuto essere Il Canto del Cigno di Miyazaki come regista, voleva dedicarlo a una storia sulla sua passione più grande, ovvero gli aerei, prendendo di ispirazione uno dei più grandi ingegneri di aerei della storia del Giappone, ovvero il Hirokoshi. Ok. Clippala intanto, Giacomo. Va bene. Insomma, lui ha sempre adorato il mondo degli aerei, anche perché ne faceva parte suo padre. La questione che voleva far arrivare Miyazaki è, cioè, in realtà no, mi sono perso via nel discorso con la clip, mi sono perso via comunque. Riprendendo il discorso, è un ottimo film questo, anzi forse uno dei più belli, perché è proprio una dedica d'amore a una delle più grandi passioni di Miyazaki, e basta. Cioè, ci sono molti riferimenti alla vita passata di Miyazaki, al rapporto che aveva con sua mamma e al fatto che sua mamma sia morta per tubercolosi. Infatti la protagonista dovrebbe rappresentare spiritualmente una versione di sua mamma, sì. Che però purtroppo è morta di tubercolosi, come la protagonista di questo film. Vabbè, ma l'ho detto prima, ho fatto il disclaimer prima. Esatto. Niente. Guardatevelo, veramente poetico. Il finale bellissimo, cioè il finale con lei che torna, gli dice quelle parole alla fine in questo campo di verde, e poi un caproni che è nella sua immaginazione del protagonista di Giro e gli dice cosa vuoi fare adesso della tua vita. Bellissimo, veramente stupendo, guardatevelo questo. Se dovete recuperare, allora, se dovessi fare una classifica di quelli da recuperare assolutamente, tra i primi tre ci metterei Senza il Vento, poi c'è La Città Incantata se non l'avete mai recuperato, e Una Tomba per Lucciole. Secondo me è il top 3 da recuperare, e poi tutto il resto. Ah, il Castello Errante di Howl, Inky, Porco Rosso. Però secondo me i primi 3 da guardare di Miyazaki sono questi qua. Sì, ci sta. Sogno anche da recuperare, sicuramente. Sì, sì, assolutamente. E anche La Principessa Splendente, Il Ragazzo d'Arone. Vabbè, ragazzi, la nostra tier list vale per voi come consigli di roba da vedere. Ok, allora. Esatto. Andiamo dritti al sodo. Abbiamo parlato tanto di questo qua per me, arte. Senza il Vento, arte. Allora, ha tanti momenti proprio filosofici anche, no? Ma non è filosofia spicciola, cioè non è che ti dicono il senso della vita. No. Sono dialoghi tra persone fatti benissimo, in cui si vanno a toccare le corde emotive giuste, con le persone giuste, con gli argomenti giusti, al momento giusto. E questo penso sia un grandissimo pregio del film. Ma quando dico grandissimo intendo veramente picca. Cioè, io Senza il Vento, ragazzi, l'ho adorato, per quanto anche qui io gli aerei non sono il fan numero uno, però è un filmone. È un filmone, cioè, sì, non c'è un cazzo da fare.
L'abbiamo fatto io... alzare sto vento, sì. L'abbiamo fatto alzare, come ho scritto io nel testuale commentary di Anilist in caps lock. Certo che lo abbiamo fatto alzare, quarantelli. Perché ogni tanto perché facciamo riferimento al mio commento. Facciamo i commentari congiunti ogni tanto. È bello anche per questo Anilist. E allora, il mio voto, se dovesse, tu hai detto arte, guarda, prima ti ho spinto in giù, Mononoke, qua ti spingo in su, si alza il vento. Quindi sì. Si alza il vento, va in arte. Arte. E adesso... Cerchiamo di spicciarci un po' con gli ultimi, perché... Allora, ci facciamo bene la storia della principessa splendente, ragazze, e altro ci spezziamo un po'. Sì, diciamo che quello che faremo adesso e l'ultimo saranno quelli dove l'analizzeremo effettivamente. Gli altri tre preparatevi perché andremo veloci, ve lo dico subito. Anche allora, perché uno dei tre non l'abbiamo visto, io non l'ho visto perché non è effettivamente leggibile. La tartaruga rossa, vero? Sì, la tartaruga rossa non l'ho visto nemmeno io, non lo metteremo da nessuna parte e rimarrà lì. Quindi, principessa splendente, io ho parlato tanto prima di si alza il vento e quindi non parlo mo. Non è, vabbè, facendola breve, francamente c'è uno stile nella storia della principessa splendente che non credo francamente verrà mai eguagliato. Uno stile veramente immenso a livello visivo, a livello di quanto lo stile visivo ti dà il racconto di quella storia, perché secondo me sono cose che si fondono bene assieme. Sto parlando un po' con un dipinto del periodo Edo trasposto a un'ora e mezza di film, a due ore di film, sì, dura due ore effettivamente. Holy fucking shit, ragazzi, la mia onesta reazione, holy fucking shit, penso basti, però vabbè, Mattia, parlate, da poi ho parlato io tanto, parla un po', no, esatto, questo è Takata at his finest. Se in Una tomba per le lucciole abbiamo la storia effettiva di Takata dal punto di vista più cinico e di come lui sia diventato quello che è, scrivendo la storia di come lui sia diventato ciò che è, perché banalmente il protagonista di Una tomba per le lucciole è il protagonista è un sarebbe un giovane Takata, seppur sì, non abbia fatto la stessa fine, però sarebbe quello. Nella storia della principessa splendente è il racconto di una fiaba in uno stile slice of life tanto adorato da Takata. È incredibile sia dal punto di vista registico che dall'animazione. Ci sono delle perle assurde dell'animazione quando la principessa scappa dal suo palazzo reale, è libidine pura per gli occhi da vedere. C'è un rapporto particolare tra lei, il suo padre non biologico e sua madre non biologica, l'evoluzione del personaggio del padre, che prima da banale contadino tagliatore di bambù diventa un ricco avido sfruttatore di situazionale, soprattutto nei confronti della figlia, diventa proprio cinico e avido. È una bellissima, cioè bellissima, è molto affascinante la sua evoluzione, di come i soldi ti corrompano fino al midollo, anche la più pura delle anime, come possa essere un contadino, un banale contadino delle montagne giapponesi. La protagonista è incredibile, è questa ragazza qua che sboccia da una pianta di bambù e a poco lei inizia a crescere, ma cresce in un modo diverso da tutti gli altri. Infatti lei cresce grazie alle esperienze che fa, più esperienze fa più inizia a crescere, e lei infatti nel primo periodo in cui lei non era ancora tra virgolette principessa cresce tantissimo in pochissimo tempo.
più si va avanti, più questa ragazza è sempre meno felice, più diventa ricca, un paradosso moderno. Infatti lei stava bene quando giocava con i ragazzi del villaggio, quando era in situazioni strane, tipo doveva cacciare, doveva procurarsi il cibo, un po' come un animale, lei era al settimo cielo. Arrivata poi a diventare questa principessa qua, poiché per i suoi poteri diventa sempre più triste, viene sempre più sfruttata dalle persone, soprattutto dal padre, che cerca in tutti i modi di trovare uno sposimante, che da tutto il Giappone provano a venire a prendergli la sua mano, nel senso diventare il suo marito, ma purtroppo tra tutti gli sposimanti, tra l'altro scene molto divertenti quelle degli sposimanti, poi, perché ci sono delle gag assurde, tipo uno che va a cercare un dente di un drago, se non sbaglio, e lo va a cercare in mare, viene travolto dalle, vabbè, non vi sto a dire la scena nello specifico, però sono molto divertenti. Uno che muore in un modo stranissimo, molto molto divertente quella parte lì, per poi arrivare al finale dove non vi spoilerò nulla, ma ci dovete. Questa principessa qua dovrebbe abbandonare la sua famiglia in un modo estremamente peculiare. Lo farà, non lo farà, non ve lo sto a dire perché dovete vederlo assolutamente. Questo film qua è da vedere, un capolavoro e un addio al regista Isao Takahata nel miglior modo possibile con un capolavoro del genere. E niente, fine. Concludo sì, qua il discorso logorroico. E basta. Hai fatto molto bene, hai fatto un gran lavoro nel raccontarlo, anzi ti dirò di più. Bravo Mattia, va in arte, perché va in arte la storia della principessa splendente, ragazzi, sinceramente. È un po' overlooked. È un po' overlooked sto film, secondo me, anche su Netflix. Sì, anche per la trama, per forse anche la durata, può essere la durata, sì. Però davvero il vostro tempo libero, se ne avete e volete vedervi un film del Ghibli, non l'avete visto, mettetelo subito tra le priorità, perché magari ce ne sono altri. Ok, sì, gli arte sono tutti prioritari, poi ci sono gli ottimi da recuperare. Ok, adesso andiamo veloci sui prossimi due. Non, la tartaruga rossa mettiamola a fondo, perché tanto non la facciamo, perché non è del Ghibli. Vabbè, c'era nella tier. No, non l'abbiamo fatta noi, la tier. O meglio, no, non i Shinkai. Prodotto. No. L'amor di Dio, mettiamola fuori, fuori, che non verrà messa nella tier list. Ok. Quando c'era Marnie e non quando c'era lui. Allora, no, ragazzi, è stato molto strano questo film. È awkward. Ma awkward, però in alcune parti sì, in altre meno. La protagonista tutta lì, timidina, poi arriva una certa, la costringono ad andare a questa festa. Ora è uno spoiler senza contesto. E dice a una: grasso maiale. Oh, ma stavo scherzando. È vero, non me lo ricordo. Ma poi il bello è che questa qua che si è sentita dare a gratis praticamente del grasso maiale, perché lei non voleva stare lì, e allora giustamente fai body shaming, ma come cazzo funziona il tuo cervello di merda? E mica se l'è presa troppo a male. Poi si sono anche con calma ritrovate, insomma, così. Nel finale sì. È stata anche brava lei, però è un film che fino agli ultimi 15 minuti praticamente, fino agli ultimi 15-18 minuti è veramente difficile da analizzare, difficile da capire, ti senti spaesato in quando c'era Marnie, succede roba, te dici ok, succede altra roba, te dici ok, succede altra roba, te dici ancora una volta ok, e poi dici ok, ma forse sono un po' troppi questi ok, devo un attimo metterli in fila. Sì. È complicato. È complicato chiudere il puzzle che ti dà questo film. È un puzzle di masterclass da finire senza gli ultimi minuti del film, che ti danno
un'enorme mano a dissolvere tutti i nodi della trama, per fortuna, o tutti o quasi, ma comunque la stragrande maggioranza l'hanno messa a posto, meno male. È un film che si è salvato in calcio d'angolo, perché poteva essere incasinato come la merda, o è overbucato, per usare i termini di wrestling. Però nell'ultimo quarto d'ora il booking è stato più coerente. Si è salvato all'ultimo, sì. È riuscito a migliorarsi fino ad arrivare, secondo me, ad un buono, perché alla fine è un buon film. Buono, sì. Buono, soprattutto per i capelli della protagonista Anna, sono stupendi. Io quando vedo una con i capelli corti non ci capisco più niente. Ma ci sta, ci sta, e ti dirò di più, eri abbastanza casato, infatti questo abbiamo visto insieme. Sì, questo l'abbiamo visto insieme. Sì. Avevo visto insieme anche il sì, le battute sul si sprecavano in buono, le battute buono. Fasciste si sprecavano in sto film, quindi. Sì, quando c'era, ragazzi, è effettivamente un titolo che presta un po' il fianco a gente di intrattenimento come noi, ragazzi. È Chadwick da strega, io ho difficoltà anche a parlare. Chadwick la strega è stato come io prima avevo detto, il racconto di Terramare è stato un fever dream, va bene? Questo non solo è stato un fever dream, questo non è stato un fever dream, questo è stato un fever nightmare. Cioè, vi rendete conto del livello che si è toccato? Le facce di Herwig sono una delle cose più brutte che lo studio Ghibli abbia mai fatto uscire fuori dal suo archivio, ragazzi. Io vi giuro, quando aggrotta la faccia diventa un goblin di Goblin Slayer, è veramente una roba ai limiti del guardabile. È un film particolare perché è un film in 3D, è un film CGI, credo, come cazzo sì. Si dice, sì. Si non chiama è la CGI, Dio caro. Sì, allora, non è di grandissimo livello. Ho visto anche CGI peggiori, ma è una CGI mid per un film del Ghibli, quindi non basta. E la trama è incasinata come la merda, piena di buchetti qua e là che ti lasciano dire ma comunque alla fine bene nel senso. Poi c'è un gran personaggio, perché c'è oggettivamente un gran personaggio, che è il nostro omino che fuma. lui è bellino, divertente, un personaggio molto divertente, lui ben fatto. Cioè, il problema è il resto. Mandragora, bravo. Si dice in questi casi, giusto perché si parlava prima della stream di Eurovision, di train wreck. Preferiresti fare un incidente con il treno che ascoltare quella canzone? Io preferirei fare un incidente in treno che farmi di nuovo far sorbire alle mie pupille Herwig la strega, perché inizia pure in modo strano, perché lei all'inizio del film viene abbandonata o salvata, fate come cazzo volete, dalla madre che la manda in un orfanotrofio perché lei era seguita dai terroristi, che cazzo ne so, da qualcuno. Però cioè, lega con un bambino che non capisce veramente un cazzo, con tutto il rispetto per i bambini. Però no, dicevo il rispetto per i bambini. Ma poi diceva sì, idem. Però diceva: io posso stare nell'orfanotrofio, faccio il cazzo che mi pare, tanto non mi prenderanno mai. Il giorno dopo arriva la strega con Mandragora, Baba Yaga si chiamava, che dice sì, questa va bene, e letteralmente la adotta e la fa diventare la sua schiava, Baba Yaga. Perché quello è ed è veramente una roba visivamente pessimo. Cioè, io non c'è stato un momento in cui ho visto Herwig la strega e ho detto cazzo, questa è una bella scena. Non c'è stato un momento. Ragazzi, non c'è. Io sarò stato stronzo nel raccontarvelo anche in modo spezzettato, però è giusto. No, è un film di merda, non serve giustificarsi, è un film di merda, basta. Un film pezzo. E chi l'ha diretto? Il figlio di Troia di Goro Miyazaki. Diciamo che Goro non ha fatto un gran lavoro nei suoi film, perché... No. No, perché i suoi... due film in questo, no, non è vero, sono tre, cioè La Colina dei Papaveri,
due terzi sono belli che andati in Shinkai. Male, 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 Goro. Malissimo. E lui la strega, posso dire la mia? Ci sono due in Shinkai, Erwig la strega è nettamente il peggior film dello studio Ghibli. Sì, non c'è neanche paragone. Se devo scegliere tra i due, Erwig la strega. I racconti di Terramare ha tanti problemi anche a livello di budget che lo mandano il gioco forza in Shinkai. Però, bro, cioè, tra i due, Erwig la strega è proprio veramente come essere incatenato, è come Arancia Meccanica. Cioè, ti costringono a vedere la roba. Se vede Erwig, infatti c'era Federico Macconi che ha fatto una comparsata mentre lo stavamo vedendo e dopo 20 minuti non ha retto più ed è uscito, non ce la faceva, capito? Voleva vedere il castello di Cagliostro, però il castello di Cagliostro l'ha visto da solo. Io quello che vi posso dire è che prima mi avevo detto guardate questo e quest'altro, davvero non vi fate prendere dalla curiosità, non lo fate, lasciate perdere Erwig la strega, o meglio tranquilli, non lo diciamo perché ce lo dicono perché c'hanno roba goofy, allora è un film che c'ha roba goofy strana allora al suo interno che dovremmo proprio vedere. No, è un film di merda, con regia di merda, personaggi di merda, visivamente uno schifo, la CGI è pessima, la trama fa vomitare, la protagonista è schifosa, c'è un personaggio buono e perché fa ridere, no? Perché è ben scritto, fa ridere, basta, è l'unica... È un train wreck, è una merda, punto. Dai, ragazzi, è una merda, esatto, dovevamo perderci poco tempo su quel film di merda, ci abbiamo speso un sacco di tempo. È colpa mia perché sono logorroi come lo siamo entrambi. Vabbè, comunque siamo all'ultimo ed è il ragazzo dell'airone. Ve ne parlerà Mattia perché, come ho detto prima, lo vedrò, ancora non l'ho visto. Qui non spoilerare, qua bisogna stare senza spoiler, però puoi tranquillamente raccontare il vincitore dell'Oscar come miglior film d'animazione del 2023. Allora, innanzitutto arte pura, anzi è il miglior film del Ghibli, senza ombra di dubbio. Però c'è una premessa. Sono arrivato a questa considerazione dopo aver visto tutti gli altri film, e per chi non ha mai visto film del Ghibli, uscirà dalla sala o quando finirà di vedere il film dirà che cazzo ho appena visto. Cioè, bello, colorato, figo, però non si capisce nulla se non si è visto il resto. Cioè, o meglio, si capisce un quarto se non si è mai visto tutto il resto. Perché è un film che da solo regge, assolutamente, anzi da solo è un ottimo film. Se si ha un contesto, se si conosce la storia di Miyazaki, la storia dello studio Ghibli, non ha senso, è troppo bello. Cioè, ormai siamo arrivati al punto secondo me con Si alza il vento e con questo film qua, che ormai bisogna trattare Miyazaki come un poeta, nel senso, come nei grandi poeti bisogna andarsi a vedere la storia del poeta per capire determinate opere, uguale qua. Si alza il vento era un primo addio al mondo della regia di Miyazaki, ma c'era ancora tanto da raccontare, e nei ragazzi del Nerone una grandissima parte è stata raccontata, si potrebbe fare ancora, se il corpo di Miyazaki reggerà ancora forse qualche altro film, un altro film almeno lo farà, perché lui è matto, un matto nel culo, e è pazzissimo, ragazzi, oddio. Cosa c'è da dire? Regia senza senso, i personaggi sono spaventosamente carismatici e bellissimi tutti. Il protagonista Maito è un ragazzo abbastanza serio, composto, sempre sulle sue, un po' un antipode dei personaggi principali di Ghibli. E se posso dare un piccolo input, sarebbe da considerare come se fosse un giovane Miyazaki. Infatti molte cose che sono successe al giovane Miyazaki succedono anche a Maito in questo film, e il rapporto che c'è con l'airone è il rapporto che aveva con Takahata. Questo è una chiave di lettura che molti hanno dato, è una interpretazione che molti hanno dato al film, e credo sia la più corretta, nel senso, perché loro avevano un rapporto travagliato, ma comunque si volevano bene, e lo stesso accade con Maito e l'airone.
Leron, il finale Leron è incredibile, il finale è una trasposizione di come del futuro dello studio di Ghibli, del futuro di Miyazaki e di quello che Miyazaki avrebbe sempre voluto che lo studio che quello che Miyazaki avrebbe sempre voluto che accadesse allo studio Ghibli. Non dico nulla perché comunque dovete vedervelo e dovete provare a interpretarvi al vostro modo, ed è una cosa che apprezzo tantissimo, dare una propria chiave di lettura. Io sinceramente lo considero il più grande capolavoro di Miyazaki, assolutamente. Allora, non c'è, se La città incantata fino a questo momento era a furor di popolo il migliore di Miyazaki dello studio Ghibli, secondo me tra qualche anno sarà questo considerato il migliore. Poi Città incantata ha sempre il suo fascino e questo è molto complicato da capire. Non che La città incantata non lo sia, ma La città incantata tratta di temi puramente sociali e del denaro principalmente. Qua invece è un'introspezione del personaggio di Miyazaki, dell'uomo Miyazaki proprio, e dello studio Ghibli. Bella molto roba. Autoreferenziale, ci sono grandissime citazioni sia al film, al cinema felliniano, sia alla Divina Commedia di Dante. È stupendo, veramente una libidina per gli occhi vederlo al cinema, una ragazza non apprezzo. E potete guardare. E quindi ci vediamo con un'arte importante. Più arte degli arte. Più arte degli arte, secondo Mattia. Poi è chiaro che io avrò il mio modo di parlarvene quando lo vedrò. Ecco, il ragazzo Nerone credo l'abbia visto Andrea Pirisi, ragazzi. Sono abbastanza sicuro che l'abbia visto Andrea Pirisi, quindi possiamo chiedere a lui un parere la prossima volta. No spoiler, ovviamente, pure lui, sperando che riesca nell'impresa, penso di sì. Però ritengo abbiamo fatto un bel lavoro, siamo stati veloci su quasi tutti i film dove dovevamo andare veloci, siamo stati lenti su quasi tutti i film in cui dovevamo andare lenti, quindi dopo i più forti. Dopo 2 ore di stream, io e Mattia, perché abbiamo parlato noi, ci possiamo riposare. Io voglio ringraziare chi è stato in stream finora. Comunque i nomi nell'elenco della chat sono sempre tanti. Per chi passa, ovviamente viene registrato un nome in chat, per chi passa anche per un secondo, quindi non so chi c'è adesso o meno, non penso pochi, anche perché dopo 2 ore passa di stream. È una rarità, in questo podcast fare 2 ore di stream o più. Solitamente c'è un ospite, oggi l'ospite non c'era, ma c'era una tier list che volevamo tanto fare, io e Mattia. D'altronde abbiamo sprecato le nostre giornate, non sprecato, le abbiamo passate le nostre giornate a vedere lo studio Ghibli, non è giusto dire sprecato. E faremo una cosa simile, sia insieme sia in solitaria, anche con Satoshi Kon, giusto perché se l'ha detto prima, c'era Dino in chat e l'ha detto, e faremo anche quello con e calma e con sprecato è solo il tempo che tu consideri sprecato. Assolutamente, per me non è mai sprecato fare roba del genere, guardare film in compagnia dei miei amici e soprattutto intrattenere voi amici degli Apapi. Quindi noi ci rivediamo quasi sicuramente, mettiamo le mani avanti con il quasi, questa settimana. Possiamo avere o un ospitino se tutto ci irà bene, o se no qualcos'altro per voi insieme a noi. E poi dalla settimana prossima forse iniziamo con il content a tema WrestleMania. Dico forse perché la WrestleMania Week sicuramente, però magari anche quella prima. Magari troviamo qualcosina di interessante che ci piace fare e che pensiamo vi possa piacere. Dopo 2 ore e 3 noi non raidiamo nessuno, perché onestamente è tardi. Vi mandiamo alla prossima, che dovrebbe essere in settimana, anche a letto se dovete andare a letto. Un grazie a tutti, chi si è sabbato, chi ha seguito, chi ha scritto, chi non ha scritto.